Thank you.
Allora, sì, per quanto riguarda il video sui pensieri, pensavo a un video che ho caricato ieri sul mio canale tastiera che riguarda, diciamo, un medley su Mina principalmente, credo una delle più grandi cantanti del mondo, è un po' di Renato Zero, cioè si tratta di, diciamo, una serie di pezzi che ho dedicato a mia madre per il suo compleanno, che è stato il 7 febbraio scorso. E ha compiuto 54 anni e appunto nei giorni scorsi ho deciso di interpretare questi pezzi di Mina, di Renato Zero, ma preparati veramente in pochissimi giorni, 2 giorni, quindi molto più un'improvvisazione è stata. Come sempre ho fatto il mio meglio, cioè almeno ci ho provato, mi dico sempre, Mina e Renato Zero, perché Mina e Renato Zero sono, diciamo, due tra i cantanti preferiti di mia madre, ovviamente Mina appunto. Probabilmente veramente una delle più grandi cantanti del mondo. Sara, sono d'accordo sul fatto del genere, ma non è nemmeno il mio genere in generale, ma perché io comunque prediligo lo strumentale, come certamente sai. Forse un po' più il genere di un altro cantante che mi piace, che tra l'altro è nato lo stesso giorno di mia madre, lo vedrai. Spero più tardi o domani, in cui dovrei caricare questo secondo video dei 4 video di cui ho parlato, che c'avevo arretrati e che dovevo caricare. E quindi questo secondo video è un tributo a quest'artista, ma poi vedrete, insomma, lo scoprirete. Tanto comunque appunto è una cosa che, cioè, massimo domani dovrei caricare, penso questo video, se no addirittura stasera, vediamo un po'. E poi sì, appunto, pensavo anche agli altri 2 video che fanno riferimento a altre 2 cose. Cioè, sarebbe un ultimo pezzo, Non ho sonno, ad Dario Argento, che ripeto, si è trattato in questo caso di un tributo fatto al film per il suo anniversario di uscita qui il 5 gennaio 2001, quindi è un pezzo veramente molto arretrato questo, ma sarebbe l'ultimo dedicato al film che si intitola Swan, comunque Swan, Cigno, comunque tra l'altro Dario Argento è uscito qualche giorno fa, è uscito il suo nuovo film, Occhiali Neri, che credo sia anche il suo ultimo film, cioè 80 anni, 81 anni. Sì, non credo che girerà più dopo, insomma, questa è una sceneggiatura riportata in vita dopo 20 anni, se non erro, anche grazie alla figlia Asia, che tra l'altro recita nel film, però lo sappiamo, Asia Argento, insomma, non è che è proprio questa straordinaria attrice, ma è sempre stato un punto carente per Dario Argento, gli attori. E poi c'è questa Elenia Pastorelli, che è una giovane attrice che, se non sbaglio, ha vinto anche il Davide di Donatello per la migliore attrice protagonista, non protagonista, non ricordo esattamente. Per lo chiamavano Gigo Robot, un buon film italiano uscito qualche anno fa. Comunque sono curioso di vedere questo film, spero quanto prima, anche per la colonna sonora, che sì, c'è il compositore che si avvicina allo stile dei Gobbi. Insomma, vedremo. Certamente, leggendo le varie critiche, non bisogna aspettarsi chissà che cosa, ma comunque nemmeno lo schifo più totale, almeno da quello che ho letto. Quindi comunque una cosa abbastanza buona, vedremo. E poi sì, questo invece è il quarto pezzo, anche se non so se metto prima quello di Dario Argento, diciamo dal Non ho sonno, oppure quest'altro pezzo pure è tratto da un altro film, un capolavoro che è uscito in Italia, già ne ho parlato di queste cose. Comunque è uscito in Italia il 25 gennaio 2002, quindi sono anche 20 anni di questo film, ma poi ne parlo meglio appunto quando caricherò finalmente il pezzo, spero tra qualche giorno, vedremo. Sì, sul resto non sto pensando a nulla. Forse un'altra cosa che ho pensato ieri, forse ricarico questo video, ma il video è di ieri, questo pensiero che ho fatto ieri, ma non lo so, se necessario, sì, credo di aver detto tutto. Come sempre, se mi dovesse venire in mente qualche altra cosa, la scrivo in descrizione, quindi il breve che avete visto all'inizio, non so se lo metto, ma vediamo, comunque fa riferimento a questo tributo per mia madre che ho fatto ieri, poi se vi interessa, come sempre, metto il link completo, il video completo in descrizione. Sì, veramente è tutto. Have a great day, a domani.